coming Rome, it's coming Rome, it's coming Rome, it's coming Rome, it's coming Rome. E lo scemo non parla più, lo scemo non parla più, lo scemo, lo scemo, lo scemo, lo scemo, lo scemo non parla più. Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo mio nuovo video del giorno dopo di Italia-Inghilterra. Siamo campioni d'Europa e questo basta. Oggi non mi voglio focalizzare troppo col pagellone perché in primis il video durerebbe un'eternità, ma in secundis lo trovo inutile anche perché domani probabilmente farò uscire il pagellone di tutto l'europeo da parte dell'Italia. E forse magari faremo i pagelloni insieme in live, così poi la live la scarico e poi la metto su YouTube. Ah, a proposito, prima di incominciare con il video, io vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati. In descrizione troverete i miei link degli altri social, Twitter, Instagram, canale Viola e soprattutto il mio secondo canale, quindi fatelo crescere. Oltre ai miei social c'è anche il sito Che Calcio, sito delle maglie, col codice PEP potrete ottenere il 15% di sconto, ordini superiori a 79 euro, la spedizione è completamente gratuita e fino al 20 luglio c'è la promozione paghi 2, prendi 3. Cos'è Che Calcio? È il sito delle maglie con cui sto collaborando da un tot di tempo, potete trovare maglie delle nazionali, maglie storiche, le maglie recenti, purtroppo la maglia del Napoli non si sa quando uscirà, 2021-2022, ma potete trovare anche calzettoni, pantaloncini, cappelline, mascherine, tutto. Quindi in descrizione anche il loro gruppo Telegram, mi raccomando, perché lì potrete informarvi anche sulla promozione attuale e le promozioni future. Si gode! Io voglio stare comodo, questa è la mia bella sedia, voi la vedrete bella in primo piano, sperando che si veda. Va bene, rosso nera, non si sposa tanto con il resto della mia camera, è tutta azzurra, ma sti cazzi, ma poi io non mi faccio problemi di colori, cioè a me piace lo stile, quindi va bene così. Si gode, il giorno dopo si gode ancora, si gode ricicciando fuori le frasi di chi ci ha snobbato per tutto il resto dell'europeo, ma non solo, anche di quello che è successo ieri, pre-partita. Cioè in questi 4 giorni, o meglio prima dell'europeo o durante l'europeo, Vieira, Neville, Rio Ferdinand, tutti ci hanno snobbato. L'Italia la vedo fuori, l'Italia la voglio vedere con squadre più forti, che poi piccola parentesi, noi le ultime 3 le abbiamo giocate con squadre forti, l'Inghilterra, anche se la Danimarca gli ha fatto vedere i sorcetti. Ah, gli inglesi, quanta arroganza, quanto sono saccenti, quanto sono odiosi con questi loro comportamenti e questi loro, come dire, previsioni. Poi Kane, che dopo la partita, cioè, allora io stanotte non ho dormito, ho dormito poco, perché dovevo ancora e devo ancora tuttora realizzare che abbiamo fatto un qualcosa di strepitoso, cioè dopo 53 anni Italia vince l'europeo. Direi che era giunta anche l'ora di vincerlo, ed è l'europeo più bello in un anno abbastanza complicato per tutti, un europeo inaspettato perché era ed è una squadra, l'Italia, composta da giocatori giovani che non hanno mai assaporato certe competizioni e l'abbiamo detto tutti. Però dire questa frase con la squadra composta da una maniaca di pippe sopravvalutate mi sembra un po' troppo da stupidi o da anti-italiani. E la manica di pippe era rivolta soprattutto a Bernardeschi. Io l'avevo detto nel video dei convocati, Bernardeschi serviva per fare gruppo e oltre a questo è stato decisivo con la Spagna e con l'Inghilterra, che ha tirato 2 rigori veramente che pesavano quanto non so cosa. La personalità, i coglioni con cui è andato Bernardeschi a tirare è fuori dal comune, personalmente. Bernardeschi solo per quei 2 rigori merita 7,
e non sono pazzo. Ma se andiamo a vedere singolarmente, poi domani andiamo a vedere il pagellone che farò, singolarmente pochi non meritano sufficienza, pochi, pochissimi, perché tutti si sono sacrificati l'uno con l'altro, tutti hanno saputo interpretare al meglio il loro compito. La partita di ieri era difficile già a prescindere, era iniziata male, ma è finita meglio per noi. Avevamo tutto contro, lo stadio, tifosi che fischiavano, tifosi che prima la partita hanno calpestato il nostro tricolore, e là mi è salito un odio viscerale per gli inglesi che voi non avete proprio idea. Un odio che appena ho visto quel video ho detto no, voglio no. No, Mancini, fai vedere questo video ai ragazzi. Ho fatto proprio la storia, fai vedere questo video ai ragazzi di questi coglioni e fateli piangere. Non ho detto questo, ma il succo è quello. Cioè, mi è salito un patriottismo incredibile. Incredibile. E a proposito di patriottismo, prima dell'europeo, durante l'europeo, molti pseudo napoletani, compreso un mio amico che io gli voglio bene, ma fratello mio, si può un fratello cazzo, che al gol dell'inglese gli è esultato, manco fosse il Napoli, figlio mio. Cioè, ce l'aveva con Bernardeschi, ma doveva convocare Politano. Bernardeschi va bene, Politano secondo me non avrebbe segnato quei rigori. Secondo me, poi, così con le mani non si va da nessuna parte, ma Bernardeschi ha avuto due coglioni. Ricevo commenti del tipo, se tifi Italia non meriti di fare Napoli, sei un rinnegato. Io sono orgoglioso di tifare Italia e cercare di rappresentare il Napoli nel web. Non ho grandi numeri, ma come si suol dire, meglio pochi ma buoni. Non me ne fotto proprio. Me ne fotte manco per il cazzo. Purtroppo nella vita ti considerano per i numeri, non per la persona che sei. Io sono orgoglioso di come sono. Per i numeri, come ho detto quando ho rivoluzionato tutto, me ne fotto. Parlando della partita, era complicata, a prescindere. Inglesi cazzuti, inglesi che giocavano in casa. 57.000 inglesi contro 6.500 italiani. Cioè, veramente Davide contro Golia, veramente. E a Wembley, in casa loro. E viva la meritocrazia per la vendita dei biglietti. Ma è molto più bello, è stato molto più bello. Troppo più bello. Infinitamente più bello. Sbattergliela in faccia proprio... Puh! Proprio puh in faccia a loro. No, Codurio. Neville non parli più, Rio Ferdinand non parlate più, Kane. Io stamattina mi sono svegliato alle 7:10, vado su internet e leggo la dichiarazione di Kane: l'Italia non ha creato un cazzo. Lo aggiungo io un cazzo, ma per lui, secondo me, voleva dire l'Italia non ha creato un cazzo. Da che pulpito? Nel senso, l'Inghilterra ha giocato con la nostra arma, catenaccio e contropiede. Cioè, loro devono ringraziare non so cosa di quell'annebbiamento dei due terzini, Emerson e Di Lorenzo, che però sono stati bravissimi. Allora, stronzi a essere distratti, ma bravissimi a ricomporsi e a rigiocare. E giocare bene, oserei dire, perché vanno trovate le contromisure, sono migliorati a lungo andare nella gara, si sono ripresi. Se non ci fosse stata quell'apertura incredibile, quella disattenzione difensiva, voi quel gol non l'avreste manco fatto. Avete avuto culo. Catenaccio e contropiede. Noi abbiamo giocato a pallone. Come ha detto un mio amico, se un mio amico napoletano ha tifato contro l'Italia, un mio amico de Roma, romanista, che tifa Italia, ovviamente, ha detto: voi avete pure inventato il calcio, ma siamo noi ad avervelo insegnato. E beh, da che pulpito? Lo ripeto, da che pulpito? Cioè, loro si vantano di
abbiamo inventato il calcio col te, con cose te, noi abbiamo inventato il calcio. E poi giocano la nostra arma, o contropiede. Che si è ritorta contro, questo è bello. Mamma mia, ancora non ci credo. Ma io allora dall'aspetto tattico c'è poco da dire. Le pagelle non le dico, però dico che l'Inghilterra ha giocato in catenaccio, noi abbiamo giocato bene dal punto di vista di palleggio. Molti non si muovevano, è vero, però mi è piaciuta la pazienza. Jorginho, Verratti, provare a far uscire un po' il blocco difensivo inglese, tornare indietro, ritornare avanti, tornare indietro, ritornare avanti, un po' di elasticità, mi è piaciuta la pazienza, poi l'imbucata improvvise, mi è piaciuto. Molti dicono ma dall'avanti, 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 no, ci vuole pazienza contro queste difese, questo 5-4-1, ci vuole pazienza. Noi è vero, abbiamo segnato anche su un calcio d'angolo, meglio così, abbiamo segnato sui loro punti forti, l'altezza, la forza, che loro questo facevano, palla Pickford e lancio lungo, palla Pickford e lancio lungo, oppure calcio punizione, tutti in mezzo perché sono alti 2 metri, e l'hanno ripiato un Google, godo, ma aspetto tattico, che vuoi dire? A me attualmente non mi viene in mente niente, forse sarà perché sono troppo euforico ancora. E forse ne parlerò oggi in live su quel canale viola. Però io in aspetto tattico l'Italia ha giocato come il massimo poteva. Se devo dire i due peggiori che non mi sono piaciuti sono Barella che correva a vuoto e Immobile. Immobile ancora una volta si è dimostrato non idoneo a questa nazionale, quindi spero vivamente che in questo anno e mezzo che ci porta verso il mondiale di Qatar 2022, si gioca a dicembre, vabbè, spero vivamente che Raspadori migliori, perché secondo me per il gioco dell'Italia Raspadori o Kin sono meglio di Immobile e Belotti, che poi paradossalmente noi abbiamo giocato meglio col falso 9 che c'era Insigne, perché Insigne faceva i movimenti da falso 9, Immobile giocava solo in profondità. Ma lui sempre in profondità. Immobile secondo me in questo europeo doveva cambiare la sua mentalità, doveva capire se stesso e dire no, io non gioco nella Lazio in cui mi servono il pallone, devo io servire loro, e ha sbagliato tutto l'europeo, ha segnato un gol di ribattuta e alla fine ha fatto un cazzo. Poi domani farò il pagellone, ma non è un accanimento su Immobile, però io Immobile non, si è reputato non idoneo, è stato convocato solo per la scarpa d'oro, perché ha fatto i gol in Italia, poi va in Germania o in Spagna e fa fatica, perché giocherebbe in un altro contesto, questo è il discorso. Ormai Immobile la sua dimensione è la Lazio, palla a Luis Alberto, palla a Milinkovic Savic, ce la danno a lui, chi è il discorso? Non sto dicendo che è scarso, ha delle buone qualità, ma per la nazionale è stato non idoneo, stessa cosa Belotti. Mo possiamo festeggiare per tutta la vita. Comunque, ragazzi, io direi che possiamo finirla qua. Sono abbastanza sobrio oggi, ma godo ancora. Questa Italia mi ha fatto divertire. Sicuramente, a mani basse, mi ha fatto divertire più quest'Italia che ovviamente l'Italia di 21. Cioè, ma io 3 anni fa non ci eravamo qualificati al mondiale. Dopo 3 anni, vittoria dell'europeo. Ci rendiamo conto. Una cosa incredibile, pazzesca. Vabbè ragazzi, un saluto a tutti, forza Italia, grazie ragazzi, grazie a Mr. Mancini che mi viene da dire ha fatto un capolavoro, Chiellini leader, Donnarumma, se dobbiamo parlare di aspetto umano è un pezzo di merda, ma se dobbiamo parlare di campo per me è da 10 pieno. Pallone d'oro a Donnarumma,
Secondo me no. Pallone d'oro a Jorginho. Raga, conoscendo i vertici, lo vincerà ancora Messi. Immeritatamente. Ancora una volta. Sarà il migliore al mondo. Ma vincere solo la Coppa America e fare cagare in Champions, fare cagare in Liga, no, il pallone d'oro no, stesso discorso a Ronaldo, no. Mamma mia, mi devo riprendere. Ci vediamo oggi live verso le 5 o le 6, devo vedere un po'. Un saluto a tutti, Forza Italia, e grazie ragazzi.